Salve a tutti, ben ritrovati. Continuiamo con l'articolo 3, con la lettura. Lettera I. Accordo quadro. L'accordo quadro che cos'è? È un accordo concluso tra uno o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da giudicare durante un dato periodo. E poi il codice ci dirà qual è questo dato periodo, e in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. Quindi l'accordo quadro serve a questo. Diritto esclusivo. Il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati, avendo l'effetto di riservare a un unico operatore economico, l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività. Diritto speciale. Il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati, avente l'effetto di riservare non più ad un unico operatore, ma a due o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività. Quindi qui andiamo contro il principio di parità di trattamento, il principio di partecipazione. Profilo del committente. Il sito informatico di una stazione appaltante su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dell'allegato quinto. Quindi il profilo del committente lo dobbiamo collegare al discorso di amministrazione trasparente. Documento di gara. Qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura, compresi chiaramente il bando di gara, l'avviso di preinformazione, nel caso in cui sia stato utilizzato come mezzo di indizione di gara, l'avviso periodico indicativo o gli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili ed eventuali documenti complementari. Quindi, con il concetto, con la definizione di documento di gara, abbiamo un ampissimo margine, diciamo, di identificativo. Quindi documento di gara fondamentalmente è qualsiasi documento che riguarda una procedura di gara. Documento di concessione. Qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale la stazione appaltante fa riferimento per descrivere o determinare gli elementi della concessione o della procedura, compresi il bando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali, condizioni proposte per la concessione, i formati per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari. Quindi, come abbiamo visto prima, per i documenti di gara, qui abbiamo i documenti di concessione, che sappiamo non essere una vera e propria gara o una vera e propria procedura di appalto. Clausole sociali, importantissimo. Sono delle disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere ai benefici di leggi e agevolazioni finanziarie. Le clausole sociali sono, ad esempio, la salvaguardia degli operatori, anzi, dei dipendenti degli operatori uscenti nel caso di cambio dell'operatore economico. Attenzione, dobbiamo garantire il lavoro, dobbiamo garantire e far rispettare il contratto. Non possiamo imporre all'operatore economico, ad esempio, la tipologia di contratto applicabile, perché rientra nella sua ampia discrezionalità e nel suo fare, tra virgolette, l'imprenditore. Ok? Procedure di affidamento e affidamento. L'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto. L'affidamento di lavori o servizi mediante concessione. L'affidamento di concorsi di progettazione o di concorsi di idee. Quindi,
Termine procedure di affidamento, anche qui un termine ampio, riguarda affidamento di lavori, servizi o forniture, incarichi di progettazione, affidamento di lavori e servizi mediante concessione. Quindi, quando parliamo di procedure di affidamento, non ci rivolgiamo ad un singolo caso. Procedure aperte. Le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. Questo è il richiamo dell'articolo 60. Con il termine può presentare un'offerta, non dobbiamo soffermarci all'offerta economica. Nelle procedure aperte o nella procedura aperta, l'operatore economico che intende partecipare presenta tutta la documentazione di gara, quindi l'offerta economica, ma anche l'offerta progettuale e anche la busta amministrativa. Quindi quel termine può presentare un'offerta, letto così potrebbe sembrare o essere riduttivo. Presenta tutto. Procedure ristrette, articolo 61. Procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti con le modalità stabilite dal presente codice. Quindi ristretta è una procedura ibrida in cui gli operatori partecipano presentando che cosa? Una domanda di partecipazione, analogia con il concorso. Solo gli invitati, seconda fase, potranno presentare l'offerta, quindi non solo l'offerta economica, ma anche l'offerta progettuale che abbiamo visto nella lettera precedente. Procedure negoziate sono le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Dialogo competitivo, una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte. Qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura, quindi non abbiamo una distinzione iniziale. Sistema telematico, un sistema costituito da soluzioni informatiche di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure di cui è presente il codice. Quindi il sistema telematico potrebbe essere un'analogia col mercato elettronico, è un sistema telematico. Sistema dinamico di acquisizione, un processo di acquisizione interamente elettronico per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsiasi voglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Mercato elettronico, uno strumento di acquisto e di negoziazione, quindi sul mercato elettronico importantissimo, il MEPA è un mercato elettronico, non è il mercato elettronico. Ne esistono diversi, ogni regione potrebbe avere il proprio mercato elettronico. Che cos'è il mercato elettronico? Uno strumento dove si può sia acquistare oppure negoziare, che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo, basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica. Quindi piena trasparenza, piena tracciabilità. Okay? Ricordiamoci, il MEPA è un mercato elettronico, non è l'unico mercato elettronico. Strumenti di acquisto. Strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo rientrano tra gli strumenti di acquisto le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 99 numero 488 stipulate ai sensi della normativa vigente da Consip SPA e dai soggetti aggregatori. Quindi le convenzioni quadro o gli accordi quadro, ecco, sono uno strumento con cui si centralizza l'acquisto, si fanno economie di scala e che chiaramente non sono strumenti di negoziazione, almeno per gli operatori che aderiscono alla convenzione quadro. Se lo trovano, tra virgolette, già pronto, sarà stata Consip ad effettuare la gara di appalto. Gli accordi quadro stipulati da centrale di committenza quando gli appalti specifici vengono giudicati senza riapertura del confronto competitivo, gli accordi quadro classici. Il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo. Strumenti di negoziazione sono strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Quindi, nella precedente lettera non avevamo il confronto competitivo, quindi non c'era una negoziazione. In questi strumenti di negoziazione invece abbiamo il confronto competitivo.
La difficoltà nell'individuare questi strumenti è che sono simili a quelli di prima, ma cambierà qualcosa. Ad esempio, accordi quadro stipulati dai centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo, quindi un accordo quadro magari con più operatori economici. Il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza, il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale, i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del precedente codice. Quindi qui mi fermo, ritorno su questo argomento qui brevemente, quindi gli stessi strumenti possono essere strumenti di acquisizione quando acquisto quel che trovo, senza avere nessun margine di confronto competitivo o senza avere nessun margine di trattativa, quel che trovo acquisto, stop. Viceversa, gli stessi strumenti potrebbero diventare di negoziazione qualora non acquisto l'oggetto della gara, ma ho un margine di trattativa o di confronto competitivo. Quindi vado a trattare il prezzo, posso trattare anche le condizioni di consegna o i pezzi, quindi il numero di pezzi che mi verrà consegnato. Quindi potrebbero essere, molto spesso sono gli stessi strumenti. Cambia la modalità con cui li utilizzo. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo come sempre al prossimo video.